Qui Laura Ventura, docente del Dipartimento di Scienze Statistiche dell'Università di Padova. Oggi vorrei affrontare un'altra domanda che si pone a proposito dell'epidemia. Perché, per poter affermare che una persona è guarita al termine della cura, la si sottopone a due tamponi? A buon senso è evidente la maggiore sicurezza di fare due test. In realtà, vedremo che questa conclusione ha un fondamento matematico nel calcolo delle probabilità, come ci insegna il reverendo Thomas Bayes con il suo teorema. Il problema è dunque questo. Al termine del periodo di cura dal Covid-19, il paziente deve sottoporsi a due tamponi svolti a distanza di 24 ore l'uno dall'altro. Se entrambi i tamponi risultano negativi, si può affermare con una certa sicurezza la guarigione dal virus. Ma perché due tamponi? Facciamo un brevissimo riepilogo sulla tabella di errata classificazione di un test diagnostico. Nella tabella sono riportati i veri positivi, i veri negativi, i falsi positivi, i falsi negativi e i vari totali. Questi numeri sono tutti numeri interi, ossia frequenza assoluta. Se li dividiamo per il numero totale di pazienti considerati, si ottengono le corrispondenti frequenze relative. Quindi, con un salto concettuale, possiamo interpretare la frequenza relativa come una probabilità, o meglio come una stima della probabilità. Ad esempio, il rapporto veri positive sul totale dei pazienti rappresenta la probabilità che un individuo sia un vero positivo. Giusto per esplicitare un esempio numerico, riprendiamo la tabella di errata classificazione presentata sulla validazione di un test rapido su 70 pazienti per verificare la presenza di anticorpi sviluppati dopo aver contratto il Covid-19. Possiamo considerare la tabella delle frequenze relative, dividendo per 70 ogni cella della tabella, ed interpretare quindi tali frequenze relative come probabilità. Ad esempio, la probabilità di essere malato è 20 su 70, ossia 0,28, mentre la probabilità congiunta di essere malato e positivo al test è 17 su 70, ossia 0,24. Il test diagnostico attualmente utilizzato per la diagnosi del Covid-19 è il famoso tampone. La validazione di tale test ha stimato con arrotondamenti una sensibilità del 95% e una specificità del 95%. Quindi, se indichiamo con M paziente malato, S paziente sano, T più test positivo e T meno test negativo, abbiamo che la sensibilità è la probabilità di avere un test positivo dato che il soggetto è malato, mentre la specificità è la probabilità di avere un test negativo dato che il paziente è sano. Per il tampone entrambe sono pari al 95%. Il teorema di Bayes è lo strumento che permette di calcolare la probabilità della causa di un evento. Nel nostro caso, la probabilità che un paziente sia effettivamente sano essendo risultato negativo al tampone. In generale, se si conoscono la prevalenza della malattia e la performance del test diagnostico, il teorema di Bayes permette di calcolare la probabilità che un individuo abbia contratto la malattia per cui ha eseguito il test nel caso in cui questo sia risultato positivo, o viceversa, non sia affetto da tale malattia nel caso in cui il test sia risultato negativo. Per il tampone abbiamo quindi sensibilità e specificità al 95% e una probabilità di falsi positivi e di falsi negativi del 5%. Ma per applicare il teorema di Bayes ci serve la prevalenza del Covid-19, che però al momento non è nota. Attualmente, alcune stime fatte regione per regione variano da circa lo 0,4% al 10%. Ma allora, più pessimisticamente e per dare più enfasi all'esempio, assegniamo una prevalenza del 20%, che rappresenta la probabilità di essere ammalati di Covid-19. Quindi la probabilità di essere sani è dell'80%. Noi vogliamo calcolare la probabilità di essere sani essendo risultati negativi al test, che è una probabilità condizionata. Il suo calcolo avviene dunque condizionandosi alla riga dell'evento test negativo e si calcola come rapporto tra la probabilità congiunta di essere sani e di essere negativi al test e la probabilità di un test negativo. Il numeratore, la probabilità congiunta, è esprimibile come prodotto tra la probabilità di un test negativo, dato che il paziente è sano, e la probabilità di essere sani, ossia il prodotto tra specificità e il complementare della prevalenza. Il denominatore, la probabilità di test negativo, guardate la riga della tabella, è la somma tra due probabilità congiunte, la probabilità di essere sani e di essere negativi al test e la probabilità di essere malati e di essere negativi al test. Possiamo quindi esprimere queste due probabilità congiunte come prodotti tra le probabilità condizionate e le rispettive probabilità marginali. Ecco, la formula finale che si ottiene è proprio il teorema di Bayes.
Sostituendo i numeri, si trova che la probabilità di essere sani essendo risultati negativi al test è 0,987, ossia con una probabilità del 98,7% si è guariti se il primo tampone è negativo. Ma allora perché servono due tamponi? Dopo 24 ore viene rifatto il secondo tampone e si vuole calcolare la probabilità di essere sani essendo risultati negativi a entrambi i test. A tale scopo si usa sempre il teorema di Bayes, ma con ora 0,987 quale probabilità iniziale e con i valori di sensibilità e specificità del test. Quindi sostituendo i numeri si trova alla fine che la probabilità di essere effettivamente sani essendo risultati negativi a entrambi i test è del 99,9%. A voi le conclusioni e provate a rifare i conti abbassando la prevalenza.